Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Minecraft Hardcore. Stiamo entrando nel nostro server. Boh, non lo so. Adesso tra poco dovremmo entrare nel nostro server e dovremmo aspettare la nostra notte. Quindi ci vedremo all'interno del nostro server. Rieccoci ragazzi nel nostro server. Stiamo morendo di fame. Quindi metto a cuocere questa carne. Purtroppo stiamo morendo di fame. Aspettate, sistemo il mouse, come sono spostato, mi siedo. Ok, allora adesso stiamo facendo, io direi, se esco qui dovrebbe esserci, infatti a notte. Ma stavo di qua, dovremmo essere in grado di trovarci in alto a sinistra, in alto a destra c'è la Hunger Overhaul che ci segna che abbiamo fame. Adesso vi insegno un bel trucchetto. Con questa mod è vero, tutto pericoloso, però è pericolosa, però è possibile scamparla in un modo. Guardate, con questo sale possiamo minarlo. Ok, uno solo, respirarci. Vabbè, scaviamo un po'. Magari la speranza è trovarci un po' di ferro. Io mi stabilizzerei qua per sempre, perché guardate, ancora notte. In questo pacchetto poi la vita possibile aumentarla di 30 cuori, perché c'è un attrezzo della Tinker che adesso vi faccio vedere. Mangiamo questo pezzo, poi vi faccio vedere che sono i canister. Ho modificato il crafting della Mantwicker. Guardate come si fanno. Con tre pezzi di Oak Wood and Planks. 10 ce danno 10. Poi Yellow Heart Canisters. Con uno di questi ce ne da 10. Poi per fare quelli verdi, che sono rarissimi. È raro trovare il cuore verde perché è difficile. Allora, con i Yellow Heart Canisters possiamo fare 10 Green Heart Canister, che questa è già una buona cosa per noi. È un'utilità in più per l'hardcore. Adesso vi spiego anche il motivo. Quando si fa giorno dovremo fare tanta legna. Ci serve un bel botto di legna di Oak Wood. Ah. Oh! Oh my god!
ragazzi, ragazzi, no, ragazzi, meno male che c'avevo l'armatura. Ragazzi, stavo finendo la serie. Oh madonna. Minecraft mi ha scattato. Oh my god. Ok ragazzi, si è fatto giorno. Oh my god. Ragazzi, stavo tremando. Ragazzi. Ok, allora. Prima di... è giorno. Allora, ci facciamo una bella spada. Spada. Minecraft. Ok, scusatemi il lag. Allora, prendiamo un pezzo di legno. Belle quelle, bella. Con quella ci facciamo la witchery. Ci possiamo iniziare anche la witchery. Sì, è una mia mod preferita. Perché possiamo farci le bambolette. Pensate voi. Se non morirò prima di farci overpower, proprio overpowered. Ci facciamo una bella chest. Ok, una bella chest. Ok, poi un'ascia per trovare la legna. Ragazzi, visto che questo pacchetto è già difficile di suo, mi consentite una cosa. Ovvero togliamo i danni da creeper. Questo pacchetto va giocato così. Perché l'inferno mob sono frequenti e... ah, non ho permessi, perché? Perché no, devo mettere questo. Ho dimenticato anche di farlo prima di venire in onda. Allora, questo qua perché ho abilitato il cheat? Perché se noi andiamo qua, vi spiego. Se noi andiamo qua, vogliamo teletrasportarci, vogliamo andare a casa, rifugio, teleporti. Possiamo teletrasportarci tranquillamente. Quindi tranquilli ragazzi, che non è un bel, non è un cheat. Non è un cheat, tranquilli. Però io ho urgenza di mangiare. Allora, quanto manca? Ragazzi, tra poco finiamo l'episodio, siamo quasi a 10 minuti di registrazione. Le prime, diciamo che questa è il secondo episodio di questa serie, quindi se il creeper adesso ci esploderà non ci toglierà danni, questo me lo potete permettere perché sì. Con questo facciamo 3 oak wooden planks. Con questo facciamo 10 canister. 10 canister. Poi questo
altri 10 canister, tra cui questo lo faccio aumentare questo, e questo lo facciamo aumentare questo. Questo lo prendiamo in mano. Guardate ragazzi, vedete che questi, vedete i cuori? Mini scala. Adesso la vita è incrementata di una. Tra poco dovrebbe rigenerarmi. Dai, rigenerami. Vedete? Vedete la vita arancio? Vuol dire che la vita è adesso di 20 cuori. Eccolo, sono 10 cuori. Ho 20, in questo momento ho 9 cuori e mezzo. Però la vita massima non è 10 come in vanilla, ma è di 20. Permanente. Non è overpower, ma di più. Questa funzione è fatta soprattutto per la modalità hardcore, perché sapete, se noi moriamo, perdiamo il mondo. Un po' overpower, però non più di tanto, perché in hardcore i mob sono potentissimi e a me mi serve una mucca per ucciderla. Ragazzi, siamo giunti, cerchiamo cibo. Lag. Perché laggo? Non lo so. Ok. Piantiamo l'alberello e ci mangiamo. Ci rifiniamo un po' la fame. Mondo di merda. Vabbè ragazzi, siamo giunti alla fine di questo episodio. Mettete un mi piace, un commento e mi piace, un commento e soprattutto iscrivetevi, perché davvero io faccio fatica a fare queste robe. Allora, come vedete, ho chiuso il mondo in modo che non perdo fame quando sono uscito. Da casa tomo tutto, un bacione, un abbraccio, ciao a tutti.